Bentrovati in questo nuovo video del canale. Argomento dello stesso sarà il dogma trinitario. Per spiegare efficacemente questo concetto ricorrerò a un'immagine biblica. Siamo sul monte Horeb, il Sinai. Per la prima volta si manifesta in maniera visibile sotto forma di una grande fiamma che avvolge un roveto, bruciandolo senza consumarlo, Dio. Un uomo è prostrato a terra, curvo con la fronte che tocca il terreno. La terra che calpesta è terra sacra, è al cospetto di Dio. Prendendo in considerazione la fiamma, notiamo che la fiamma è calore, la fiamma è colore, la fiamma è luce. Calore, colore e luce sono caratteristiche generate dalla fiamma, non create separatamente perché sono la fiamma stessa. Nella fiamma il calore rappresenta Dio Padre. Dio Padre è Dio stesso. Dio Padre che per il grande e caldo amore, per la sua bontà e per la sua generosità, crea l'universo, crea gli animali, crea le piante e infine crea l'uomo, ponendolo nel giardino di Eden. Nella fiamma il colore rappresenta Dio Figlio. Dio Figlio è Dio stesso. Immagine visibile del divino. Dio fatto uomo, in quello che la teologia chiamerà Kairos, tempo propizio. Gesù è Dio che cammina fra gli uomini, come a Emmaus, come fra gli apostoli. Riprova dell'immenso amore, del caldo amore del Padre per l'umanità. Nella fiamma, la luce rappresenta lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è Dio stesso. Lo Spirito Santo è la luce che rischiara la nostra mente e che ci fa comprendere e distinguere il bene dal male. In ultima analisi, la manifestazione di Dio, quale manifestazione luminosa, di calore, di colore e di luce, attraversa l'intero testo sacro. Nell'Antico Testamento è il Padre, che nel roveto ardente si mostra a Mosè. Nel Nuovo Testamento sarà il Figlio, l'immagine visibile. E infine lo Spirito Santo, altra immagine di luce, che nel giorno di Pentecoste sarà effuso su quella primitiva chiesa riunita a Gerusalemme. Grazie e al prossimo video.